Buongiorno e ben ritrovati amici di Due Ruote al nostro TG. Questa è la puntata numero 100 e la festeggiamo insieme ad una delle moto più chiacchierate e attese di quest'anno. Si chiama Aprilia Touareg 660 e l'abbiamo data in mano a uno che del marchio è legato in maniera quasi viscerale. Lui è Roberto Ungaro e l'ha provata appunto per noi. Marco Gentili chiude infine la puntata facendo un focus sul mercato. Come saranno andati in Europa moto e scooter nel 2021? Tutta qui la faccenda, un colore diverso, coraggioso il viola nelle corse, unico l'Aprilia negli anni 80-90. Irriverente, sfidante, vincente, aspirazionale. Io c'ero. Questa è la prima giacca del mio ingaggio da pilota ufficiale dell'enduro, 1991. Perché tutto questo pippone? Per farvi capire cos'era questo marchio in quegli anni. Un sogno per i sedicenni di allora. C'erano tutte le moto da enduro che avevano l'archetto che sormontava il parafango posteriore? Bene, loro ti fanno l'RX con un codino affilato, pulito, che occultava sotto il telaio. Pazzesca! E poi mondiali vinti in velocità. Aprilia era avanti. Era colore, fantasia, progettuale, stilistica. Era davvero un altro pianeta. Ma che scooter hanno fatto? Sì, era così nelle piccole cilindrate, perché in quelle grosse i giapponesi erano ancora riferimento. Se penso all'Africa, mi viene in mente Honda, Yamaha, XL, XT. Sono con quelle sigle lì che si andava a vedere quel paese in quegli anni. Però lei c'era, Touareg, così è giusto averla rifatta. E non perché è un'operazione nostalgia, no signore. È un enduro perché 240 mm di escursione sia davanti che dietro sono lì a dimostrarlo, ma lei è un concentrato del saper fare di Noale se parliamo di ciclistica sana, specie su strada. Telaio semplice in acciaio, sospensioni regolabili, bicilindrico della RS e della Tuono rivisitato, meno cavalli e coppia più in basso e ruotato leggermente all'indietro per garantire luce a terra, 80 cavalli. Strettissima al centro, alla sella bassa 8,60, si tocca benissimo a terra, rassicurante, sei dentro e non sopra la moto. Il riparo non si regola in altezza, però è ampio. È coraggiosa stilisticamente, va per la sua strada. Perché? Perché c'è tanta massa qua, vedete, e poi il vuoto. Tronca, enfatizzata dal trasparente, perché questo non è carena. Nelle altre due colorazioni è un po' meno questo effetto. Comunque questa moto divide, o l'ami o la odi. Mi ricorda l'Aprilia di quei tempi, è coraggiosa, brava, non ho detto bella, brava perché osa. Anche qui ad esempio, questo vuoto, questa geometria a vista, questa coda lunga e orientata verso il basso, sembra infischiarsene dei cliché dello stile. Elettronica super completa, 3 riding mode più una settabile, controllo di trazione e freno motore, cambio rapido a richiesta, strumentazione TFT d'effetto, Kayaba davanti e dietro, freni Brembo, bel forcellone, cerchi tubeless, 201 kg sulla bilancia verificati con 5 litri di benzina. Prezzo 11.990, 12.690 così con questa colorazione. C'è chi costa meno, ma non ha queste dotazioni. Pronti via a un gas morbido, tutto uguale. Lo giri a motore spento e in pressione, sembra finto. Diavolo d'un ride by wire. Metti prima però e parti dolcemente, dosando. Ti accorgi che è composta Touareg, oltre che bassa. In città questo aiuta. È una biciclettona agile, facile, che assorbe tutto. A metà regime è ancora fluida e poi si scatena in alto, con un'aspirazione marcata. Bella, spinge forte, non ti fa mancare quei centimetri cubi in più che hanno tutte le altre. Ma il bello è in curva. Scende rotonda, sicura, bellissimo contatto col suolo, ti senti attaccato a terra. C'è beccheggio perché ha tante escursioni, ma vai via che è un piacere sentendo l'elettronica che lavora. Sembra una 19 davanti, tanto è rotonda e sincera sul bitume. Altro che 21, e che stabilità sul veloce. Sembra una motardona più che un enduro. Sono sempre stati dei maghi a Noale per far girare le moto in curva. Basti pensare a quando presero la Guzzi. Improvvisamente si misero a curvare anche quelle. Frizione morbida anche se non è idraulica. Bei freni, cambio top a salire e con il quick shift che libidine. Meno invece a scendere. Vibrazioni nella media. Coi guanti invernali si prende inavvertitamente dentro il pulsante della bagliante. E in fuoristrada ci va, e bene, affronta tutto, e abbiamo fatto tutto. Mappatura off-road che toglie l'ABS dietro e via. Quelli alti potrebbero lamentarsi di una triangolazione sella manubrio pedane un po' troppo raccolta. Ci vuole un bello squat per passare alla guida in piedi. E una volta lì il manubrio è vicino, un po' sotto. Ma parliamo di stature oltre il 1,80 m, non la mia, ahimè. Chi non ha esperienza pro in enduro vero troverà questa Touareg comunque facile. E col fatto che non è una maxi inibisce meno. Dove la posizionerei? Diciamo che ha un potenziale quasi da Africa Twin fuori dall'asfalto.
e quasi da multistrada sul bitume. Due caratteri opposti che teoricamente si elidono tra di loro e invece qui convivono. Può succedere se a Noale si mettono. E qua si sono messi di brutto. Trainata dal successo dell'Italia, l'Europa delle due ruote continua a macinare numeri da record anche nel 2021. Infatti, nell'anno che si è appena concluso, nei principali mercati del continente sono stati immatricolati 949.400 veicoli, ovvero un numero decisamente superiore rispetto sia al 2020, quando ne sono stati immatricolati 880.700, e addirittura superiore al 2019, ultimo anno pre-pandemia, quando le immatricolazioni furono 864.168. Scendendo un attimo nel dettaglio, vediamo che nel campo degli immatricolati, quindi moto e scooter targati, l'Italia resta regina del mercato continentale con 269.600 esemplari immatricolati. Il nostro paese fa registrare un più 23,6 rispetto all'anno precedente. Seguono in classifica la Francia, 206.950, e la Germania, terza e in netto calo rispetto al 2020, con 199.100 esemplari immatricolati. Fanno registrare un segno positivo anche gli altri mercati principali del continente, ovvero la Spagna, quarta in classifica con oltre 166.000 veicoli immatricolati, e anche il Regno Unito, che ne conta 107.270. Fa invece registrare una frenata in un anno molto positivo il mercato dei ciclomotori, che a livello continentale perde il 5,6%, attestandosi quindi a 264.800 pezzi venduti. Con oltre 80.000 pezzi, il primo mercato continentale per quanto riguarda i cinquantini si conferma la Francia. Resta ancora basso a livello numerico, ma guadagna molte quote di mercato l'elettrico, sia sul fronte del targato sia sul fronte del ciclomotore. Per quanto riguarda l'elettrico targato, infatti l'anno che si è appena concluso fa segnare 23.084 pezzi venduti, pari al più 28,2% su base annua. Su questo fronte è l'Italia a confermarsi il primo mercato con 6.233 pezzi. Crescono invece del 23,3%, pari a 73.124 pezzi, i ciclomotori elettrici. Ebbene, in questo segmento l'Olanda si conferma di gran lunga il mercato principale europeo, con 25.996 pezzi venduti. E siamo arrivati alla fine anche per questa settimana. Lasciate un like e un commento qui sotto, come sempre, se vi è piaciuto questo video. Non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale YouTube e di passare in edicola ad acquistare due ruote.